Ferentino è rassegna di moda, arte, cultura, tradizioni, gastronomia. 5 giorni di grandi eventi che per il 7° anno consecutivo hanno colto nel segno, richiamando migliaia di persone nei vicoli del centro storico di Ferentino. Una delle giornate più attese è stata quella di sabato, quando è andata in scena la Notte Bianca. Ma sono stati anche altri, fin dal 18 settembre, i momenti che hanno calamitato l'attenzione dei ferentinati e non. Siamo giunti alla 7ª edizione di una manifestazione che a me piace definire nata adulta sin dall'inizio. C'è stato da subito un grandissimo successo, una grandissima partecipazione, ma devo dire che quest'anno una edizione davvero particolare, tantissimo entusiasmo sin dalla prima serata. Un grande contenitore con tantissime iniziative di tipo culturale, di tipo ludico, iniziative anche per ricordare e per promuovere le nostre tradizioni. Da parte del sindaco poi un plauso particolare va al mondo dell'associazionismo che ha sostenuto l'amministrazione nell'organizzazione dei vari eventi. Tutto questo ovviamente grazie all'associazionismo locale che mi piace definire il motore di questa manifestazione. Una manifestazione che negli anni è cresciuta grazie all'apporto e al contributo di tutte le associazioni locali. Il bilancio dunque è più che positivo, con il pensiero che è già rivolto al prossimo anno. Questa è una manifestazione che è partita qualche giorno fa con anche le cantine aperte, abbiamo avuto l'altra sera, quindi sono 5 giorni che stiamo facendo. La manifestazione funziona, nella sua storicità ha avuto un'evoluzione importante, cercheremo il prossimo anno di renderla ancora più, diciamo, riconosciuta a livello regionale e in modo particolare provinciale.